periodo molto caldo, periodo dove l'acqua non è necessaria, è indispensabile, e quindi gli enti preposti alle acque devono essere attenti e previdenti, quindi lavorare anzitempo per procurare e mantenere sempre i corsi puliti e attivi. In questo particolare periodo estivo ci troviamo di fronte sia a situazioni di carattere anche ambientale, con le associazioni, con i cittadini, siamo sempre in prima linea, questo lo ricordo sempre, siamo in prima linea con il nostro ufficio ambiente, con il nostro ufficio tecnico, per sopperire quelle che sono le esigenze del territorio, che sono enormi. Ricordiamo, territorio vastissimo, 3 province, 36 comuni. Ricordiamo che noi non siamo competenti per quanto riguarda le autorizzazioni ambientali e tutto il resto. Detto questo, noi comunque con il nostro ufficio tecnico facciamo dei controlli continui su sollecitazione dei cittadini, ripeto, delle associazioni, dei sindaci, e questo, ripeto, è importante. Detto questo, ripeto, noi non facciamo soltanto questo, facciamo manutenzione del territorio, progettazione, abbiamo 2 progetti importanti, contiamo da qui a fine anno con la Regione Campania, che la Regione ha intenzione di investire su tutti i consorzi campani. Noi come consorzio di Nocera, comprensorio Sarno, non ci dobbiamo far trovare impreparati, certo. Dobbiamo presentare progetti affinché poi possiamo essere protagonisti, visto che la Regione lo vuole, insieme alla Regione, per dare risposte maggiori al territorio. Possiamo pensare in positivo? Certo che sì, dobbiamo pensare in positivo, dobbiamo cercare sempre, come ripeto sempre, di dare un servizio sempre maggiore, più efficiente ed efficace ai cittadini, perché ricordo, noi esistiamo grazie al contributo dei cittadini che versano il contributo di bonifica o di irrigazione. Quindi pensare positivo, cercare di dare risposte sempre più efficienti al territorio ed essere pronti, ripeto, in questo caso con la Regione Campania, che vuole rendere maggiore protagonismo ai consorzi, e noi ci dobbiamo far trovare pronti. Non polemiche mai fatte, le polemiche e la propaganda lascio il tempo che trova. Noi dobbiamo dare risposte ai cittadini, sia come amministrazione consortile, sia come, diciamo così, ente istituzionale. Quindi lasciamo perdere le chiacchiere e lasciamo agli altri.